Oggi e nel prossimo incontro parleremo di un problema molto frequente e purtroppo sottovalutato e trattato in ritardo, quello dei cicli abbondanti che hanno conseguenze molto rischiose in termini di ciclo doloroso, molto doloroso, rapporti dolorosi, ma anche un rischio aumentato di 5 volte di avere una malattia serissima che è l'endometriosi. Dall'altro lato, la prima conseguenza funzionale, noi diciamo, della ciclo abbondante è l'anemia da carenza di ferro. Ed ecco che la donna lamenta perdita di energia, sono sempre stanca, ma attenzione, questa stanchezza raddoppia poi per le alterazioni nei neurotrasmettitori cerebrali, raddoppia la depressione. La depressione a sua volta è la prima nemica del desiderio sessuale ed ecco le disfunzioni sessuali, poco desiderio, poca eccitazione, non ho più voglia di far l'amore e se anche l'aggravante del dolore alla penetrazione, ecco che la donna non, cerca veramente di evitare i rapporti con grosse crisi personali e di coppia. Quindi parlare del ciclo abbondante non è parlare solo di un problema femminile, ma anche di risvolti importantissimi per l'intimità. Concetto cardinale. Le donne, pensate, 100 anni fa, avevano in Italia e in Europa solo 140-150 cicli in tutta l'età fertile, quindi dalla prima mestruazione alla menopausa. Oggi abbiamo 3 volte tanto, quindi da 140-150 cicli nel 1923 a 450-450 oggi. Perché? Prima mestruazione tardiva 100 anni fa, oggi molto più precoce, gravidanze più precoci 100 anni fa, più gravidanze, più figli, allattamenti protratti anche 2 anni per naturalmente distanziare le nascite ma anche dare più probabilità di vita ai bimbi e la vita media era 48 anni, si moriva prima di andare in menopausa. Oggi abbiamo quindi 3 volte il numero di cicli 100 anni fa, ma questo significa triplicare le infiammazioni e i problemi associati ai cicli. Allora, un adolescente oggi ha davanti 450-480 cicli e la domanda è: con quale carico di dolore evitabile? Questa è la nostra responsabilità, diagnosticarli presto, diagnosticare bene i problemi correlati e curarle bene. Le domande cardinali qui cercherò di rispondere. Primo, perché compare la mestruazione sia naturale sia quella che noi chiamiamo da privazione quando diamo degli ormoni, pillole o progesterone? Perché compare il dolore e perché in alcune donne questo dolore è tremendo e allora noi parliamo di ciclo molto doloroso, in termini medici, dismenorrea severa, e perché è un semaforo rosso sulla salute della donna. Allora, perché compare la mestruazione? Premessa, nel nostro utero noi abbiamo uno strato interno che si chiama endometrio, poi uno strato mediano muscolare che si chiama miometrio e poi la sierosa. Questo endometrio viene stimolato ogni mese dagli ormoni prodotti dall'ovaio, estrogeni nella prima metà del ciclo, poi se c'è l'ovulazione viene prodotto dall'ovaio il progesterone. E quale funzione hanno? L'estrogeno fa crescere in altezza l'endometrio, che è la mucosa che accoglie un eventuale ovetto fecondato. Il progesterone arricchisce la mucosa di zuccheri perché quell'ovetto fecondato già nei primi momenti di sviluppo sia molto ben nutrito. Se non c'è la fecondazione, ecco che l'ovaio non produce più per quel mese estrogeni e progesterone, l'endometrio, non più nutrito dagli ormoni, si sfalda ed ecco che compare la mestruazione. Per il 90-95% la mestruazione, che contiene sangue, endometrio e cellule staminali capaci di dare origine all'endometrio, se ne esce attraverso la vagina, però una minima quantità in quasi tutte le donne passa anche attraverso le tube e lì abbiamo una spiegazione del perché il ciclo abbondante aumenta anche il rischio di una patologia molto seria che si chiama endometriosi. Allora, le conseguenze quindi sono ciclo molto abbondante, dolore, mestruazione molto dolorosa e 2 altre conseguenze. Da un lato, la carenza di ferro che viene dall'anemia agisce anche sul cervello, riduce la quantità della dopamina, della serotonina ed ecco che la donna ha questa grande stanchezza, manca di energia vitale, ma anche più ansia e più depressione.
Ecco che allora dal ciclo abbondante discendono anche delle alterazioni del comportamento, dell'umore, del benessere della donna. Cause di ciclo abbondante. Le parliamo di cause disfunzionali. Cosa vuol dire? In genere dovute a irregolarità nell'ovulazione che sono tipiche dei primi almeno 2 anni dopo la prima mestruazione, che chiamiamo menarca. Oppure possiamo avere una produzione inadeguata di progesterone solo nella seconda metà del ciclo. Il concetto cardinale è che le cause disfunzionali sono facilmente curabili una volta che abbiamo fatto la diagnosi con una cura ormonale che possiamo dare anche nella ragazza molto giovane. Le cause invece organiche, che hanno quindi una ragione biologica molto più solida, sono da problemi della coagulazione, per esempio una carenza di piastrine, ed ecco che allora la ragazzina ha cicli abbondantissimi fin dal primo ciclo, oppure, e questo lo vediamo di più andando avanti con gli anni, i fibromi, i polipi, le iperplasie, che sono situazioni più tumorali, oppure in perimenopausa anche il tumore. Quindi abbiamo capito che il ciclo abbondante è un problema serio per la salute della donna, ma anche per la sua energia vitale, per la sua capacità di studiare, di lavorare, di amare, e può ripercuotersi causando disfunzioni sessuali anche nell'intimità. Adesso vedremo le domande più frequenti che le donne fanno a una ginecologa attenta, perché molte di queste domande sono frequenti in molte famiglie, in molti genitori, in molte donne, ed ecco che saranno utili, spero, a darvi proprio i punti cardinali per una diagnosi tempestiva e una terapia efficace. Vediamo la prima. Dice la signora: ho una figlia di 13 anni, si è sviluppata l'anno scorso, ha le mestruazioni ogni 20 giorni, molto abbondanti e dolorose. Perché? Due ginecologhe mi hanno detto che è troppo giovane, attenti, troppo giovane per prendere ormoni, ma non posso mica lasciarla così, come la posso curare? Allora, questa è molto frequentemente una causa disfunzionale, cioè da carenza, da mancanza di progesterone, ed è frequente nei primi 2 anni. Importantissimo, non c'è nessuna regola al mondo per cui non si possa curare con una terapia ormonale, progesterone o progestinici, anche una ragazzina giovane, perché il ciclo abbondante, che aumenta di 5 volte il rischio di endometriosi e di 10 volte il ciclo, il rischio di mestruazione dolorosa, è molto più pericoloso per la sua salute e la sua vita che non dare un ormone ben studiato alle dosi giuste, in modo tale da limitare la quantità del ciclo. La prima cura che noi diamo è un progestinico, che io chiamo sempre il marito dell'estrogeno. Poi, oppure possiamo dare una pillola contraccettiva, anche se la ragazza non ha rapporti, sfruttando la capacità della pillola contraccettiva di sostituire una produzione ormonale irregolare da parte dell'ovaio con un apporto ormonale perfetto per quella ragazza, per il suo peso, per la sua età, e quindi ridarle quella energia, quella normalità di ciclo essenziali per farle benedire la mestruazione e non dire mamma mia che terrore il ciclo. Ovviamente, se la ragazzina ha cicli abbondantissimi fin dal primo ciclo, sarà compito del medico escludere quelle condizioni, diciamo così, organiche più serie e fortunatamente molto più rare, come la carenza di piastrine, la malattia di von Willebrand, si dice, che richiede un approccio ancora più importante. Quindi spero sul primo punto che sia cardinale, che le ragazze con ciclo abbondante vanno curate fin dalle prime mestruazioni, e accanto a ridurre il ciclo dovremmo dare vitamina B e ferro naturalmente per reintegrare le loro riserve, in modo che siano sempre piene di energia e di gioia di vivere. Altra domanda fondamentale: ho una figlia di 15 anni, si è sviluppata a 12, le mestruazioni sono abbondanti e sempre più dolorose. Perché? Che rischi ci sono per la sua salute? Domanda cardinale. Questa mestruazione che diventa sempre più dolorosa va ascoltata. Ecco che allora vi facciamo vedere in un secondo una scala del dolore usata nel mondo, dove anche la ragazzina emozionata può dire e spiegare al medico qual è l'intensità di quel dolore. Da 0 a 10. Con i faccini vediamo subito l'intensità. Da 7 a 10 il dolore è molto serio. E poi, perché dobbiamo vedere anche il diario del dolore? Ve lo presenterò più volte, questo diario del dolore. Non costa nulla, basta avere un foglio a quadretti e ci aiuta a capire, usando
colore giallo se il dolore va da 1 a 3, il colore rosso se il dolore va da 4 a 7, il colore nero se va da 8 a 10, quant'è l'intensità del dolore nell'arco del mese in coincidenza con le mestruazioni o dell'ovulazione. Questo ci consente di fare delle diagnosi raffinate a costo zero. Perché è importante? Perché questa ragazzina, la domanda della mamma è giustissima, ha un rischio 5 volte aumentato di avere un'endometriosi perché ha il ciclo abbondante, ma anche un rischio di quasi 10 volte di avere, se ha il ciclo doloroso, questo rischio aumenta ancora. Quindi abbondante 5 volte di più l'endometriosi, ciclo molto doloroso 10 volte di più il rischio di endometriosi. E quindi sostituire questo ciclo e dare dei progestinici in marito dell'estrogeno in grado di curare l'endometriosi è fondamentale nel primo tempo di malattia, perché questa ragazza avrà una vita normale, mentre se tardiamo a fare questa diagnosi, l'endometriosi è una malattia molto seria che dà un prezzo altissimo sul fronte della salute, della fertilità, ma anche della gioia di vivere. Altra domanda? 40 anni. Mestruazioni abbondanti, sempre più dolorose, crampi, coaguli. L'ecografia, correttamente fatta, mostra due fibromini piccini sottomucosi. Ma è possibile che così piccoli mi diano così tanti problemi? Perché fanno così tanto danno? Come li curo? Cicli abbondanti che compaiono dopo anni di mestruazioni normali ci impongono di fare innanzitutto un'ecografia per vedere se ci sia un polipo, se ci siano dei piccoli fibromi sottomucosi, perché anche se piccoli non consentono ai vasi sanguigni di chiudersi e quindi abbiamo un flusso molto abbondante. Allora l'isteroscopia, cioè andare a guardare dentro l'utero, ci aiuterà a togliere i polipi, togliere quei fibromini piccoli ma pericolosi in termini di quantità di ciclo, fare anche delle biopsie per escludere lesioni più serie. In questo modo, con l'esame istologico, confermeremo la lesione benigna, abbiamo tolto la causa di perdita e a quel punto possiamo, per esempio, mettere anche una spirale al levonorgestrel e questa signora arriverà alla menopausa felice come un bijou. Quindi, cicli abbondanti, li guardiamo con attenzione, li curiamo preconcemente e tempestivamente e una donna può vivere in piena salute, con tanta energia e gioia di vivere, in tutta l'età fertile. Grazie per l'ascolto. Ci ritroviamo su Focus Salute la prossima settimana per affrontare le conseguenze dell'anemia da carenza di ferro. Grazie ancora e a presto.